Allora, Daniela Cassini, stasera Assemblea di Sanremo insieme, un po' la serata della verità, la serata dove Daniela Cassini si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Ma guarda, soprattutto è un incontro giusto, voluto con il nostro elettorato, ma con la cittadinanza, con i cittadini che vorranno essere con noi questa sera, proprio per parlare di questo evento amministrativo che è stato così traumatico, ma anche così poco spiegato. E perché si è parlato di rinnovamento politico, abbiamo assistito ovviamente a un cambio di rotta dell'amministrazione comunale voluta appunto dal sindaco Biancheri, di cui veramente rispetto ad alcune scelte non abbiamo compreso le motivazioni se non prettamente politiche. Allora, rispetto a questo cambio di rotta, Sanremo insieme ha assunto una posizione molto, molto critica, e però abbiamo deciso, gli unici forse a farlo, abbiamo deciso di confrontarci non solo, ripeto, con i nostri associati, ma anche con la città, per parlare noi, ma anche per ascoltare, per comprendere, per capire anche qual è l'umore della città e dell'elettorato rispetto a questo, ripeto, cambio di rotta dell'amministrazione Biancheri. Quindi ascolteremo e raccoglieremo anche delle idee, dei progetti, perché quello che vorremmo fosse chiaro è che Sanremo Insieme c'è, va avanti, continuerà a lavorare nella città, per la città, portando avanti i contenuti di sempre che ci sono molto vicini, che sono storici per noi, quindi l'attenzione alla socialità, all'ambiente, la cultura, il patrimonio storico, insomma la difesa dei diritti di cittadinanza. Ecco, si può considerare ormai una frattura insalabile tra lei e il sindaco Biancheri, comunque lei è stata una delle artefici del progetto del 2014. Proprio così, sia personalmente che il gruppo che rappresento insieme ovviamente ad altri ha lavorato, ha proprio facilitato la possibilità di costruire il fronte che nel 2014 ha scelto, ha candidato e ha eletto Alberto Biancheri a sindaco della città, con successo. E noi di quel passaggio siamo fieri, siamo orgogliosi, abbiamo fatto la nostra parte. E poi abbiamo lavorato con lealtà, con correttezza, con trasparenza per l'amministrazione. Certo, quindi proprio rispetto anche a questo ci è risultato da subito inspiegabile il sommovimento dell'agosto, settembre appena concluso, quindi il cambiamento radicale di questa estate, che forse non appare così grave, così radicale come in effetti a nostro avviso è un cambio di rotta politico che noi come Sanremo Insieme non abbiamo condiviso e non possiamo condividere, perché noi siamo abituati a partecipare e come è stato nel 2014, a partecipare attivamente a progetti che abbiano come base dei valori democratici di trasparenza, di chiarezza, di lealtà, di correttezza, di coerenza. A questi non rinunciamo. E poi aggiungiamo anche dei temi programmatici che sono quelli della difesa dell'ambiente, contro progetti di speculazione edilizia, l'attenzione alla socialità, l'attenzione al patrimonio storico, alla valorizzazione della cultura. Quindi questi elementi programmatici per noi rimangono tali e per noi rimangono la base per continuare, come stiamo facendo, la nostra attività. Ben inteso, aprendoci a tutti i gruppi, i cittadini e le associazioni che vorranno lavorare. Noi mettiamo a disposizione quello che sappiamo, quello che è il nostro patrimonio di competenze, di passione, di impegno. Però quello che vogliamo fare è confrontarci con la città, con i cittadini, con le associazioni, con tutti quelli che vorranno lavorare e parlare con noi. Ecco, in conclusione, questo confronto con i cittadini da quando inizierà? Da domani mattina? Perché comunque ormai Sanremo Insieme va per la sua strada, e per il futuro che cosa ci riserva? Noi andiamo per la nostra strada, che è stata quella di sempre. Noi non siamo cambiati, noi non abbiamo cambiato rotta, noi siamo sempre noi, siamo sempre qui, abbiamo fatto un'assemblea pubblica, quindi le persone ci possono conoscere e riconoscere. Quindi noi
andiamo avanti, come dicevo prima, con i nostri valori, con i nostri contenuti. Siamo aperti a tutte le collaborazioni. Noi ci incontriamo sui temi, ci incontriamo sui presupposti e sulle soluzioni, nell'analisi approfondita di tutti i problemi. La nostra attitudine e la nostra abitudine è questa: confrontarci sui temi, mettendoci tutto l'impegno, tutte le capacità e tutte le competenze di cui siamo in possesso, ecco, con molta umiltà, però anche con molto orgoglio, perché siamo orgogliosi di quello che siamo stati. La nostra è una lista civica che dura da 20 anni, da più di 20 anni. Noi abbiamo sempre creduto nel civismo democratico e abbiamo sempre lavorato per favorire anche delle alleanze aperte. È stato il momento dell'amministrazione Borea, è stato poi il momento dell'amministrazione Biancheri, quindi siamo qui a disposizione, liberi sempre e aperti. Abbiamo fatto molti anni di opposizione, questo sì, siamo abituati a farla, non è questo che preoccupa, perché conoscenza dei ci sarà, mi scusi se la interrompo, ci sarà un po' di opposizione allora anche a questa amministrazione. Noi siamo consapevoli, ripeto, di essere un'associazione che lavora sul territorio, quindi, come dire, con le disponibilità, gli strumenti e i mezzi che un'associazione ha, abbiamo, come dire, siamo delle persone, non delle personalità, siamo tante persone, si può vedere forse già in questo inizio di assemblea, ognuno, ripeto, rappresenta qualcosa. Ci siamo sempre proposti con estrema onestà, con estrema coerenza, con estrema trasparenza. Abbiamo fatto la nostra parte sempre, ripeto, sia dall'opposizione, abbiamo sempre fatto un'opposizione direi molto, molto ragionata, molto di cervello e mai solo di pancia, e quindi abbiamo fatto anche amministrazione. Credo che l'abbiamo fatta dignitosamente rispetto a quelle che erano le condizioni di partenza. Per quanto riguarda l'assessorato che conducevo nell'ultima amministrazione, con le risorse che c'erano, valorizzando i grandi eventi ma aggiungendo anche eventi al calendario, manifestazioni, puntando sempre sulla qualità. Per noi questo è un motivo distintivo, non facciamo cose tanto per farle, facciamo cose di qualità, puntando alla qualità. Lo è stato ad esempio per la valorizzazione del patrimonio storico, l'apertura di Santa Tecla, il trasferimento del museo a Palazzo Nota, l'apertura della chiesa sconsacrata di Santa Brigida, l'impegno che ci siamo assunti per Villa Angerer. Come dire, su questi temi noi ci siamo stati e ci saremo. Grazie. Grazie a voi.